lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice ahimè così non va, nel nero dello specchio chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metti in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Questo è Gianni. Ui, che carnevale! Gianni, guarda chi c'è. Oh, Giovanni, eri così. Antonio. Bravo, complimenti. Grazie. A noi serve sapere che in questa situazione ci sono persone per bene come te. Grazie, bravo. Portatemelo qui, che la prossima volta che ci verrà a trovare sarà quando entrerà nel direttorio nazionale. Brindo a che questo mio personale successo sia un piccolo tassello in un quadro ben più grande. Spero che questo sia l'inizio di un tempo nuovo, con l'Italia finalmente padrona del proprio destino. A noi. Noi. Che presto vedremo questo tempo. Questo coriandolo? Una piccola festa in famiglia. Un compleanno? No, diciamo una promozione sul lavoro. Mi avevi detto che eri laureato. Sì, ma mi occupo di politica. Sono il nuovo federale qui a Brescia. Che c'è? È una cosa brutta? No, no. Che non me l'aspettavo. È una cosa importante. Abito qui. Con i tuoi? Con mio fratello. Il mio fratellastro. Siamo rimasti solo io e lui. Mi dispiace. Sono da firmare queste carte.
hanno chiamato da Roma. Richiameranno loro. Messo Roma in linea. Pronto? Federale Comini. Sì, sono io. Le passo il segretario Starace. Comini? Segretario Starace. Comini, devi venire subito qui. A Roma? Sì, a Palazzo Venezia. Per assaggiare la temperatura della vostra fede. Io sono Renato Rambelli. È troppo giovane. Sicuramente conosci il generale Noseda, il segretario Starace. Signor sì, signore. Cioè, non di persona. Non aver paura, vieni più vicino. Giovanni Comini, laureato in economia e commercio e scienze politiche. Corsi universitari in Francia, iscritto al partito fascista il 3 febbraio 1927. Ve l'ho detto, anche laureato. Vince anche un concorso letterario che prevede un premio di un lungo viaggio intorno all'Africa. Lo sai che il duce in persona ha letto e apprezzato i tuoi articoli sul continente nero? Grazie, signore. Seduto. Federale Comini, molti dicono che i venti di guerra stanno cessando di essere una brezzolina primaverile. Capisci che significa questo? La costruzione dell'impero deve andare avanti e non possiamo sbagliare. Nelle città, nelle strade, nei bar, nei condomini, va sradicato ogni più piccolo dubbio, dissenso. Conosci quest'uomo? Gabriele D'Annunzio. Il Vate, l'eroe di guerra. Prima era anche un grande amico del Duce. Sono più di 15 anni. Che D'Annunzio se ne sta rinchiuso lì, vicino a casa tua, sul Garda. Il suo vittoriale è diventato una corte sempre più ostile al fascismo. E Mussolini continua a prendere milioni e milioni dalle casse dello Stato per far riabbellire quel castello principesco. Sapete cosa mi ha detto l'altra volta? D'Annunzio è come Dente Guasto. O lo si ricopre d'oro, o lo si estirpa. Stanotte ho spalancato la finestra col cuore in tumulto ed è parso di bere il cielo, purezza di diamante, stelle giganti come un firmamento orientale.
Dobbiamo impedire che un pugno di ruffiani riesca a imbrattare l'Italia. Il tradimento è oggi manifesto. Non ne respiriamo soltanto l'orribile odore, ma ne sentiamo già tutto il peso obbrobrioso. Come se non bastasse, D'Annunzio nutre una forte avversione per la Germania. E una sua parola oggi potrebbe avere effetti dannosi per le nostre alleanze di domani. Al Vittoriale la sorveglianza è già fitta. D'Annunzio è uno degli uomini più controllati d'Italia. Da anni abbiamo mandato lì anche il commissario Rizzo. Ma chi lo sente più? È diventato un pezzo dell'arredo ormai. Quello che ti stiamo dicendo è che adesso ci serve una sorveglianza più stretta, di partito. Ufficialmente sarà introdotto lì per ascoltare i desideri e le richieste del poeta. Ma dopo aver ispirato fiducia, raccoglierà informazioni per noi. Niente deve essere tralasciato. Neanche le storielle piccanti sulle sue tanto chiacchierate notti. Sono stato a Roma. Pare che presto ci sarà la guerra. Sono preoccupati. Ma nessuno deve fiatare. Esprimere sentimenti contrari, antifascisti. Dobbiamo controllare ogni angolo della città. Sì, signore. Osservare qualsiasi movimento sospetto e intervenire con la massima prontezza. Per qualsiasi cosa dovete riferire a me. È chiaro. Non fate cazzate. La città è piccola, io non voglio casini inutili. Io ho altro a cui pensare. Forse dovrei parlare col prefetto. Giovanni. Il prefetto fa il suo lavoro e noi facciamo il nostro. Andiamo a chiamare i ragazzi. D'Annunzio già aveva una rubrica sportiva sulla Tribuna. E voglio ricordare a tutti anche di essere stato un ottimo schermidore, cavallerizzo, corridore automobilistico e che ben prima di noi della Gazzetta dello Sport D'Annunzio è stato anche... Architetto Giancarlo Maroni. Comini Giovanni.
Purtroppo è arrivato in un giorno un po' complicato. Il comandante ne avrà ancora per un po'. La prego di scusarmi. Facciamo le cose con calma. Intanto, prego, si accomodi. Certo. Buongiorno. Ah, certo, lei deve essere... Sono Luisa Baccara. Comini Giovanni. Mi scuso un momento? Certo. Un piacere. Amélie. Ma sì, iniziassero senza di lui. Che succede fuori? Hanno concluso qui una tappa del Giro d'Italia in onore di Gabriele. Ah. E lui? Chiuso nella sua stanza da 3 giorni. 3 giorni. Senza mai uscire nemmeno per mangiare, 74 anni suonati. Sta scrivendo? Come non ricordare i mesi di fiume che diventarono una lunga olimpiade di corse, di lotta, di pugilato, ci fu anche un vero e proprio campionato di calcio. E la squadra vincitrice veniva premiata con uno scudo tricolore, lo scudetto, una sua ennesima invenzione. L'annunzio ha scritto: la mia ansia di vivere ai più estremi confini di ciò che può essere espresso dalla parola, alla soglia di ciò che deve essere compiuto dall'azione. Sario Rizzo, lui è Giovanni Comini. Ah, il federalino di Brescia. Comandante, arrivo ora da Roma. Mussolini affiancherà militarmente Hitler nel colpo di Stato in Spagna del generale Franco. Quante volte, commissario, quante volte le ho chiesto di sollecitare un incontro con la Francia? Ecco, è vero, ma l'ascesa di Hitler in Germania ha fatto saltare tutti i tavoli e ora i miei funesti presagi si stanno avverando e mai il più chiaro dei presagi ha impedito all'evento di compiersi. Veramente vorrei chiederle se non ritenga giusto scrivere un messaggio pubblico ai nostri volontari, alle tante camicie nere che in queste ore stanno partendo per la Spagna. Non scriverò mai niente per le vostre camicie sordide. Vorrei restare solo.
piacere. Comini Giovanni. Gianni. Mi fa davvero piacere conoscerti. Grazie. Io sono qui apposta per cercare di esaudire le sue richieste. Spero davvero che lavoreremo bene insieme. Farò il possibile. Io credo che tu mi sarai indispensabile. Questo è per te. Grazie. Sai, questa ormai è la mia dimora definitiva. Per anni sono stato condannato ai lavori forzati dell'eloquenza. Sui balconi, sulle piazze, sui campi di battaglia. Certo, a volte tutto questo prende la forma di una forzata clausura. Non potrò più camminare per una via affollata di Napoli. O perdermi a Siracusa, davanti all'Annunciazione di Antonella. Ma forse viaggiare non conta. In fondo mi piace, sai? Mi piace stare qui e costringere per virtù d'incanto questi giardini a essermi foresta e questo quieto lago a essermi oceano. Qui dovrebbe sorgere l'anfiteatro. Ma i lavori pubblici non hanno orecchie. Sono mesi che il cantiere è bloccato. Da poco c'è il nuovo ministro. Quel coglione di Cobolle Giglia e i suoi monattici. Vedremo cosa possiamo fare. Vieni. Sono voluti anni. I pezzi furono smontati e caricati su 17 carri ferroviari. È incredibile. Non ero mai stato solo di questi. Le imprese di guerra ce le leggevano a scuola, quelle del Duce. Le imprese di guerra del Duce. Un annetto al fronte, poi congedato. Montorio Catulliano di Sirmione. Tutto qui è di un azzurro vitreo, cristallino, come un capo che si rovescia per ricevere un bacio profondo. Camerata segretario, lì nella penombra del Vittoriale, il tempo e tutto il resto pare qualcosa di lontano e indifferente. D'Annunzio si aggira come un fantasma nelle sue stanze, nei giardini. Sembra un pagliaccio che fa il verso a se stesso. Irascibile, ma in fondo coperto da una velata rassegnazione. E al di là di qualche battuta vigliacca sul fascismo, considero assai improbabile qualsiasi colpo di testa. E palpalo con le tue mani sudaticce, fiutalo quando il suo ventre fluisce. La sua corte è fatta da personaggi bislacchi e corrotti. Basti dire che ha due donne, la Luisa Baccara e Amélie, che sono in grande apprensione per via di Amy, un'altoatesina fredda e ombrosa da poco assunta. Ormai è lei la più vicina al vecchio. Gli fa da cameriera, da infermiera, e spesso trascorre con lui anche le notti. Ma qui i dettagli, per fortuna, li possiamo solo immaginare. Ti è sparito? Avevo avuto un po' da fare.
però sono qua ora. Grazie. Elettrotecnica. Sono i libri di mio fratello. Mi insegna. Hai una pistola? Sì, i ragazzi vogliono che la porti. Non so neanche usarla. Che c'è? Perché per fare politica ci vuole una pistola? Io sono stata sempre sola, Giovanni. Mi sembra tutto un inganno. Tu lo sai, sono stata anche sposata. E anche quella è stata una bugia. E ora ho solo mio fratello. Non voglio... Non voglio più essere ingannata. Scusa. Stai facendo carriera. Sei così giovane. Noi possiamo avere di più. E io voglio avere di più. Non è la più naturale delle rivoluzioni questa. Mussolini è l'unico che ha il coraggio di dire le cose e la forza per realizzarle. Lo pensi veramente? In Italia presto staremo bene, meglio di ora. Tu sei stato molto tempo all'estero, ma c'è tanta paura in giro. Io ho sentito di gente presa e allontanata da casa e... si sentono cose sempre più spaventose. Lo so. Non ho mai visto queste cose, però lo so. Ma sono stupidaggini di persone fanatiche. Sono cose che finiranno. E finiranno. Thank you.
Ci sarebbero le foto da firmare. Leggi qua. 'Tentano ancora di liquidarmi con sufficienza. Non c'è mai una vera sensualità, perché questa presuppone un impegno morale che D'Annunzio non ha. I rapporti con le donne, con gli animali, con gli oggetti porta una sensibilità acuta, esasperata, ma sempre epidermica. Alla scoperta della pelle, l'invenzione della superficie. E ti pare poco, imbecille? Ci provano sempre. Ieri ho visto girare un topo. Intorno dovremmo escogitare qualcosa. Un topo? Sì, me ne occupo subito. Intanto però ci sarebbero queste. Per Augusto, l'operaio della base navale di Venezia. Augusto? Ha ultimato la calafatura e le altre riparazioni della nave Puglia. Devo parlare con Giovanni. Domani. Buongiorno. Abbiamo una cosa in comune, la Francia. 5 anni di esilio, prima a Parigi, poi sul dosso di una duna oceanica. Sabbia bianca come il Borotalco, ostriche, vento. Sì, io ho seguito dei corsi all'Università di Montpellier. Montpellier. Sul Mediterraneo, dove la Grecia rivelò la bellezza, Roma la giustizia, la Giudea la santità. Non possiamo aspettare l'arrivo dei barbari. Stanno consegnando l'Italia nelle mani di quel ridicolo Nibelungo, truccato alla Charlot. Se sta pensando al viaggio in Germania di Ciano, a me pare sia soltanto un'intesa molto vaga. Questo è il primo passo
verso il baratro. E tu? Tu sarai testimone della mia veggenza infallibile. Ho deciso di invitare Mussolini qui al Vittoriale. E tu sarai tu ad organizzare l'incontro. Del resto non ho nessun altro a cui chiederlo. Io potrei arrivare a Pavolini. È molto vicino a Ciano. Bene. Sì, però non rientra nelle mie funzioni. Io non ho questo potere. Potere? Senza considerare che sono giorni molto delicati. Il Duce ha degli impegni. La decisione è presa. La mia linea per Roma, Starace. Sì, qui ci sono le subito. Sì? Pronto? Sì. Il segretario Starace. Sono Comini. Un momento. Allora, come procede? Il vecchio vuole invitare Mussolini al Vittoriale. Cosa? Sei pazzito? E ha chiesto a me di organizzare l'incontro. Cosa sei, il suo maggiordomo? Questo incontro non si farà mai, lo sai, vero? Sì, certo. Non avverrà mai. È che volevo soltanto capire come... Non toglierlo dalla testa e non farlo incazzare. Inventati quello che vuoi. Sì, ma... Promettigli qualcosa. Regalagli una penna. Basta che non lo fa incazzare. Sì, signore. Procurami tutte le informazioni sul ministro Cobolli Gigli. Va bene. Mi è scivolato. Allora, camerata Comini, si dicono grandi cose di lei. Lei è fortunato, è l'ultima visita della giornata, quella in cui io sono più ben disposto, perché so che dopo tornerò a casa da mia moglie. Signor Ministro, io sono qui per una questione di priorità nazionale. Ti pareva? Ce ne fosse una che non sia priorità nazionale. Avanti, sentiamo. Per circostanze d'ufficio ho avuto il privilegio di stare a contatto con un grande personaggio del nostro paese, e mio malgrado di recepire un suo profondo dispiacere. Vada avanti. Signor Ministro, il nostro più grande poeta si sente trascurato e tradito dai suoi fratelli. Ma si può sapere di chi stiamo parlando? Del nostro Vate, signore. D'Annunzio? Mi dica... E quale sarebbe il problema? I fondi per il Vittoriale, signor Ministro. E sono da tempo bloccati. E i lavori per l'anfiteatro, mille volte promessi, sono fermi.
come lei saprà, io sono ministro da poco. E mi pare di ricordare che questi fondi speciali venivano destinati solamente per ordine diretto del Presidente del Consiglio. Signore, io non so come dirglielo, ma D'Annunzio si sente pieno d'amarezza e dimenticato proprio da lei. Da me? Un uomo che ha vissuto la sua stessa grande sofferenza per le terre sottratte all'Italia. D'Annunzio sa benissimo che lei è figlio di un valoroso patriota che ha lasciato il segno dell'amore per l'Italia in molte generazioni e sa che lei è del tutto degno degli insegnamenti paterni e che per le sue idee ha anche sopportato il carcere austriaco. Mi dispiace veramente. Ma io non ero al corrente di tutto questo che lei mi sta dicendo. Di questi ritardi inammissibili. Mi dica, ma lei ha ancora la possibilità di parlare con lui? Sì, signore. Posso usarla come tramite? Certo. Bene. Sua Eccellenza Gabriele D'Annunzio fisserà il giorno della mia visita personale al Vittoriale. Porterò con me i funzionari tecnici del Ministero. I lavori riprenderanno subito. Grazie, signor Ministro. Questo è il luogo della vergogna. Purtroppo, nonostante le mie richieste e i miei sforzi, Sua Eccellenza Benito Mussolini non verrà. Gli impegni esteri di questi giorni sono assolutamente improrogabili. Questo mi è stato detto e ripetuto mille volte. E sinceramente credo che sia la verità. È questo vegliardo che ormai non conta più nulla d'essere diventato. Non è vero. Mi sapesse quanta ammirazione e anche soggezione si raccoglie ancora in giro al solo nominarla. L'Italia di oggi non mi ama. Non mi ama. Questo esilio è il castigo della mia lunga devozione. Nel mio piccolo almeno in una cosa sono riuscito. L'anfiteatro. Diciamo che è da considerare cosa fatta. Ormai sono vecchio. E i vecchi amano solo la loro sopravvivenza.
Perlomeno non son gobbo, come il re canatese. So benissimo di essere spiato, controllato. La mia corrispondenza, le mie telefonate. E conosco molto bene il motivo per cui sei stato mandato qui. E so che non hai parlato con Pavolini, né con nessun altro. Ho ancora qualche amico a Roma. Quando lo dirai ai miei superiori, loro smentiranno tutto. E quanto a me, mi sbatteranno al confino. Ma io non dirò nulla. Sei un bravo soldato, stai soltanto obbedendo a degli ordini. Conosco bene i tuoi superiori, sai, gente semplice. Vorranno sapere. Raccontagli la storia del pavone. La storia del pavone? Raccontagli che una volta D'Annunzio si è portato a casa una fruttivendola della zona. Le ha chiesto di spogliarsi e di stendersi nuda sul pianoforte. Poi il poeta si è ritirato nelle sue stanze ed è tornato tutto nudo, anche lui, circondato soltanto da piume di pavone intorno alla vita. Si è messo a quattro zampe e ha cominciato a inseguire la fruttivendola per tutta la stanza, emettendo suoni animaleschi e accoppiandosi dappertutto, dappertutto. Una storiella che è circolata per molto tempo qui al Vittoriale. Ci stavo credendo. Credo che troverai molte cose in questo luogo. Ma non piume di pavone. Camera da segretario. Camera da segretario. Qui tutto è tornato a scorrere per il meglio. Ho distolto il vecchio dai suoi intenti bellicosi e lui ha accettato come un bambino i miei regali, non nutrendo il benché minimo sospetto su di me e sulla mia reale operazione. L'unica presenza ostile continua ad essere proprio il nostro commissario Rizzo, che sembra essersi svegliato dal suo torpore e ci tiene a marcare il territorio. Per tornare ad Annunzio, il suo corpo e la sua mente sono minati dall'uso della cocaina. La malinconia ha assunto tratti patologici ed è sempre più ossessionato dai topi che pensa stiano infestando la casa. Thank you.
pensi che sono troppo giovane? Troppo giovane per cosa? Insomma, un tipo ha detto che sono troppo giovane. E chi è? Mio superiore. Un generale importante. E che ne sa? Quelli sanno tante cose. Poi me l'hai detto anche tu. Ti dà fastidio? Sì. Perché Lina? Perché mi dà fastidio? No, vabbè, non ne voglio parlare. Poi tu mi fai dire un sacco di cose. Non mi va. Forse perché vuoi dimostrare di essere più di quello che sei. Cerchi di assomigliare agli altri, a quelli che credi siano le persone importanti. Ma te ci tieni un po' a me? Non rispondi. C'è una notizia cattiva. E una buona. La cattiva notizia è che questa notte un caro amico del comandante è morto. Chi? Guglielmo Marconi. Dobbiamo nasconderglielo finché possibile. Sarebbe un colpo. Purtroppo dovremmo dirglielo invece. Proprio a causa della buona notizia. Hanno appena chiamato da Roma. Pare che Mussolini voglia nominare come successore di Marconi alla presidenza dell'Accademia d'Italia. Oh, Gabriele. Io ho solo paura che per il comandante siano tutte e due brutte notizie. Ha sempre rifiutato questo tipo di onorificenza. No, stavolta accetterà. Deve farlo. E faremo anche una bella festa. Oh, Giovanni. Congratulazioni. La presidenza dell'Accademia d'Italia è una cosa importante. Ci vuole ancora un po' per l'ufficialità, ma è certo. E quando sarà dovremo scendere a Roma per il discorso inaugurale. Non c'è ancora niente di ufficiale, ma a Roma girano voci insistenti di un possibile incontro tra Mussolini e Hitler. Beh, quel che sia, il comandante non lo deve sapere. Staremo attenti tutti. Cercheremo di proteggerlo. Gianni, finché... vieni. Sei molto fregato. Assaggialo. Buonissimo.
Ha visto? Mussolini si è inginocchiato davanti alla sua statua. Topi. Questa storia dell'Accademia d'Italia è un modo per distrarmi, per tenermi ingabbiato in altri musei. Forse potrebbe essere un altro motivo. Un altro motivo. Non ci sono topi, non vedo niente io. Ci uccideranno tutti. Tutti ci uccideranno, tutti. Tutti. Ma tu non vedi nulla. Entra anche in casa. Che cosa vediamo stasera? Un cartone animato di Walt Disney. Ah. Oh. Dov'è il nostro commissario? È dovuto scendere a Roma per qualche giorno, comandante. Augurale saluto di tutto il popolo italiano. Il duce parte per la Germania, accompagnato dal ministro per gli affari esteri, Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, dal ministro segretario del partito, Sua Eccellenza Sparace. Fatto segno nella stazione di Termini all'omaggio delle alte cariche dello Stato, dei gerarchi e delle insegne del partito. L'incontro del duce dell'Italia imperiale col Führer del Terzo Reich. Due capi, uscendo dalla stazione, passano in rivista le truppe schierate in servizio d'onore sul piazzale prospiciente la stazione. Ma chi ti ha dato il permesso di proiettare questo? Era lì, attaccato alla copia del film. Così me l'ha andato. Hai capito? Te lo spiego un'altra volta. Se non hai capito, te lo spiego un'altra volta. Che succede qui? Buonasera. Niente. Ne abbiamo trovato un altro. Questo è un professore. Che ha fatto? Dunque, in data l'istituto tecnico, un suo allievo lo denuncia perché durante una lezione ha raccontato una barzelletta. Una barzelletta? Signore e signori, abbiamo un comico, attenzione. La vogliamo sentire sta barzelletta, professore? Ecco la sorte di una mucca, di un cane e di un asino venuti in Italia dall'estero. La mucca va via perché troppo muta.
Il cane fugge perché gli volevano mettere la museruola. L'asino mi pone dimora perché eletto presidente del consiglio. Che si dicono queste cose? Calma, calma! Quel ragazzo si è voluto vendicare perché non studiava e l'ho punito più volte. Hai dei testimoni che possono smentire questa cosa? Tutti hanno confermato. Ma non è questo il problema. Glielo vogliamo raccontare, professore, quello che fai quando vai a Milano con i tuoi amichetti? Eccolo qua. 3 anni fa è stato arrestato per comportamento antifascista e manifestazione sediziosa. La prego, mi aiuti. Io non ho fatto niente. Vattene, Giovanni. Non ti preoccupare. Ci pensiamo noi. Va bene, fate voi. Ma perché fai così? Ma non te ne fotte niente della famiglia, della patria, di camminare a testa alta sotto il cielo azzurro d'Italia. A quest'ora? Ciao papà. Che succede? Niente, passavo. Vieni, vieni. Mamma è di là. Mamma. Che sorpresa. Sì. Siediti. Ti vado a prendere un bicchiere. Grazie. Allora, come va? Stai facendo cose importanti? Sì, tutto bene, tutto bene. Quello lì non dice mai niente. Cosa credi che non lo sappiamo che stai frequentando una ragazza? Ah. Ora manca che abbandoni quella topaia che ti hanno assegnato. Ti trovi una vera casa e piano piano tutte le altre cose giuste. Caro mio, qua non ci sfugge niente. Ma gliel'hai detto? Beh, se non mi dai il tempo. Cosa? No, niente. È che ieri mi sono fermato al bar e c'era Antonio che diceva cose un po' strane. Tutto qui. Lo sai come tua madre? No, non ho capito. Digli che ha detto, però. Mi pare che lui ha detto vorrei avere Mussolini davanti per dargli una schioppettata in fronte. Lo devi andare a prendere, no? Non ho capito chi. Antonio. Antonio Ansaldi. Antonio? Il nostro amico? Sì. Il tuo amico, papà? Lo conoscete da 40 anni. Mamma, tu pensa alle cose tue, va bene? È un amico, no? Magari era incazzato, che ne so, capita tutto in momento di... Va bene, va bene. Scusa. Noi te lo volevamo solo dire. Lo sai tu quello che si deve fare? Abbiamo sbagliato. No. Avete fatto bene. Avete fatto bene. Vabbè. Oddio. Papà. Sono io. Stai tranquillo. Va bene. Certo. Commandante.
Le automobili sono tutte qui, dottore. Grazie, Luigi. Avete trovato? Domani! Il treno si fermerà a Verona. Devo parlargli. Prima che sia troppo tardi. Domani. Senza sparare un solo colpo abbiamo preso la città. Credo sia stata l'unica città al mondo governata da un poeta. Fiume. I 500 giorni più belli delle nostre vite. Era una festa continua. Non esistevano divieti, gerarchie. Si poteva fare tutto. Camminare nudi per strada. Prendere quintali di cocaina. Potevi divorziare. Pensi, votavano persino le donne. Abbiamo anche scritto una costituzione. Eravamo pazzi, ma ci siamo divertiti. E poi com'è finita? Come sempre in Italia, quando qualcuno fa festa, in un bagno di sangue. Mussolini, che non era ancora nessuno all'epoca, ci elogiava dai giornali ma non mosse un dito. E quando ci presero a cannonate fu solo contento. Fu soltanto lui a beneficiarne. Aveva osservato, aveva spiato tutto quello che aveva fatto Gabriele a Fiume. Ma non è riuscito a copiare se non qualche frasetta, qualche gesto coreografico dal balcone. E per fare che? Questo. La mente atterrita dal numero spaventoso di re condannati a morire senza avere regnato. Adesso ci dovrebbe essere lui, Gabriele. Ma il nostro poeta hanno preferito questo vigile urbano. Certo. Abbiamo tutti bisogno di un balcone dal quale recitare la parte dei protagonisti. La differenza è che ci sono buoni attori e cattivi attori. Agli italiani piacciono soltanto le cattive rappresentazioni. Lei per caso ha mai capito perché? E Gabriele ci teneva a farle vedere la macchina nuova. Si è ritirato qui, lontano dalla politica, da tutto.
sarò costretto ad avvisare i miei e impedirle di andare a Verona. Lo sa, vero? Quando ti nasce un sentimento per qualcosa e una voglia insopprimibile di esprimerlo, è bellissimo. Prendi la penna, scrivi. Poi ti accorgi che quello che avevi immaginato lì, sulla carta, sembra banale, stupido. Il linguaggio rende estraneo ciò che è intimo. E così è per la politica. È il tradimento degli ideali, della buona fede, della passione autentica. Di ogni idea bella se ne realizza sempre una versione più cupa, deteriore. Lautata sì per il tuo viso di perla o sera, e per i tuoi grandi umidi occhi, ove si tace l'acqua del cielo. Cosa vi siete detti? Sa com'è, comandante. I maestri insegnano sempre delle cose che non si possono imparare. Non riusciamo più a vederlo. Senza parlare di come lo stanno uccidendo con la cocaina e tutti gli altri veleni. Che cosa fa? Telefonerà a Mussolini, impedirà a Gabriele di andare? Certo. Non puoi! Tu dois le convaincre! Magari non servirà a niente, ma dobbiamo provarci. Non solo il futuro dell'Italia, ma quello della Francia e di altri paesi sarà a rischio. Pasini Ernesto. L'hanno trasferito al carcere giudiziario di Milano. Ma l'hanno ridotto proprio male. Chi è? Quell'insegnante dell'istituto industriale.
Oggi è venuta qui la sorella, come gridava. Voleva persino parlare con lei. L'abbiamo dovuta mandare via. Lì c'è la richiesta del giudice istruttore. Chissà che ci andranno giù pesante, se sopravvive. Giovanni, Lina! 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 Che oggi abbiamo vinto il terrore dello specchio mattutino. Aiutami. Non ho visto nessun codazzo di quelle orrende camicie nere. Sei venuto da solo. Bravo. Gli occhi di un ragazzo in guerra. Ma che la guerra non se l'era immaginata bene. Non sono riuscito a proteggere una persona. Che ora non c'è più. Io non l'avevo capito. Non avevo capito che ero io. La persona da cui lei doveva proteggersi. E scappare.
Ero io. Lei invece mi voleva. Voleva me. Perché? Che cosa ha visto in me? Questa è la fine di tutto. Se tutto è finito, questa giovane donna sarà morta invano. Non va sprecata così la bellezza. Non sapevamo quel che eravamo, non sapevamo quel che volevamo. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quel che vogliamo. E la nostra certezza è salda, perché è generata dal dolore. Comandante, tu non vieni? Hai già fatto abbastanza. Tu che cosa gli hai raccontato? Che Gabriele D'Annunzio ci tiene a stringere la mano al nostro duce di ritorno dai trionfali incontri con Hitler. Ritorni da un viaggio trionfale. Sei stato a Berlino a scavarti la fossa con le tue stesse mani.
questi giorni so che è uscito. Ha corso in macchina, ha preso freddo. Non ha mai smesso con la sua polverina. È stato proprio bravo. Anche se non dovrei dirglielo, ma sono convinto che lei peggio fa e meglio sta. Giancarlo, sta un pochino meglio, ma deve riposare, soltanto riposare. Di più ora non si può chiedere. Va bene, dottore, grazie. Venga, l'accompagno. Grazie. Camerata segretario, D'Annunzio sta sempre peggio e dopo il folle incontro con il nostro duce a Verona, di cui mi assumo tutta la responsabilità, anche il suo animo è definitivamente fiaccato. Al Vittoriale Luisa e Amelie sono preoccupate. Mi hanno riferito di un misterioso accerchiamento del commissario Rizzo e di Emi nei confronti del poeta. Sembra che gli stiano sempre più addosso, ma io credo sia semplicemente una questione di gelosia. Infine, mi permetto di far presente, camerata segretario, che l'angoscia di D'Annunzio per la nostra nazione non è isolata. Ho raccolto di persona alcune voci che manifestano un forte dissenso in relazione all'alleanza con Hitler. Lo dico perché possiate tenere nel giusto conto queste cose, ma soprattutto per fede e per amore dell'Italia. Dall'alba al cancello c'era questo gruppo di ex commilitoni di Fiume. Volevano fare un saluto al comandante. Ho pensato che magari avrebbe potuto tirarlo un po' su. Gabriele. Gabriele, ci sono delle persone. Vorrebbero vederti. Salutarti. Sono tempi dal cielo chiuso.
senza nessun indizio di certezza. Sono di nuovo tempi dove la tristezza è così densa che non sappiamo più sollevarci a combattere contro l'oppressione. Siamo tutti pallidi e il sangue comincia a sgorgare dal corpo dell'Italia. E quel che oggi a molti sembra grandezza non è che prepotenza. Quel che a molti sembra purezza non è che ipocrisia. E quel che sembra vita non è che morte. Io sono ancora qui. Sì, sono ancora qui, anche voi. Anche voi siete ancora qui. Gabriele. Sono state parole. Parole per 10 fantasmi. Beh, c'è sempre il 21 novembre. E il discorso all'Accademia? A Roma. Ci saranno tutti. Giornalisti, politici, accademici. Sarà un discorso ripreso da tutta l'Europa. L'unica cosa che chiede è di scrivere un libro che faccia dimenticare tutti gli altri. Allora? Come va lassù? Hai di nuovo tutto sotto controllo, sì? Signor, sì, signore. Ci ha fatto stare tutti un po' in apprensione a Verona. Ho sbagliato. Mi ha fregato, D'Annunzio è capace di tutto. Ti ho fatto chiamare perché voglio capire meglio una cosa. Eccolo qui.
Tu, nella tua informativa ultima, hai scritto: ho raccolto di persona alcune voci che manifestano un certo dissenso in relazione all'alleanza con Hitler. Non capisco. Noi abbiamo molti strumenti per combattere il dissenso, no? Signor, sì, signore. Tu stesso sei uno di questi strumenti? Signor, sì, signore. Quindi, perché l'hai scritto? Tu hai pieno mandato su questo, no? Sì, io... Ho solo raccolto da più parti qualche perplessità e volevo... Da chi? Non vorrei fare dei nomi per ora. Le indagini sono ancora in corso. E soprattutto gente della mia provincia. Ma è un sentimento che ho avvertito anche in autentici fascisti. Chi sarebbero questi autentici fascisti che esprimono perplessità? È una sensazione. Una sensazione? Quindi un pensiero tuo, una riflessione personale. Oppure sono pensieri di qualcun altro che hai fatto tuoi? Signor, no, signore. La fedeltà è lo sforzo di un'anima per eguagliarsi ad un'altra anima, più grande di lei. Solo chi è fedele a se stesso può essere fedele al Duce. Signora? Signora, il comandante sta male. Chiami il dottore, signora. Signora! Fare la stupida!
C'è da avvisare subito a Parigi la moglie del comandante. Ai figli ci penso io. E ora si è sentito male? Dopo tanti giorni che non lo vedevo. Avremmo dovuto cenare insieme. E che cosa ha preso stasera? Dovrebbe chiedere a Amy. Forse non dovremmo cercare risposte che non interessano più a nessuno. Abbiamo davanti Gabriele D'Annunzio, signori. E gli italiani vogliono soltanto sentire che è morto così come è vissuto. E onorarlo nel ricordo. Un paio di notti fa il comandante mi ha detto di darti questa.